5 nuovi acquisti, il numero 1 Davide Ravelli, l'esterno Andrea Franzini, l'attaccante Davide Morandini e i centrocampisti Gabriele Laffranchi e Marco Ferrari, ai quali potrebbe aggiungersi nelle prossime ore il grande ritorno di Cristian Spampatti. A partire da giovedì 20 agosto si è alzato il sipario anche sulla nuova stagione del Darfo Boario. La squadra del presidente Walter Venturi, dopo la conferma di Luca Inversini in panchina, si appresta ad affrontare la prossima stagione di eccellenza con un rinnovato entusiasmo. L'obiettivo primario del gruppo chilometro zero sarà certamente la salvezza in un girone che, proprio come lo scorso anno, si preannuncia assai agguerrito. In attesa del campionato, il primo impegno ufficiale dei neroverdi sarà domenica 13 settembre al Comunale contro il Rovato in occasione della Coppa Italia. Adesso è facile avere entusiasmo e ti dico che le cose stanno andando molto bene, i ragazzi sono molto disponibili. I tesseramenti, diciamo, sono stati a chilometro zero, tutta la gente della valle, e questo può anche essere positivo perché il senso di appartenenza al territorio, secondo me, è determinante a livello di motivazioni. Poi siamo riusciti a prendere o confermare i giocatori borderline come Flaccadori, che abita a Endine, quindi qui vicino, Ferrari abita a Iseo, abbiamo preso Ravelli che viene da Brescia, quindi in linea di massima è gente che è motivata dal blasone comunque che questa società ha sempre avuto e ha tuttora, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. Poi il mercato è aperto fino al 31 ottobre, chissà che non possa arrivare ancora qualcuno a darci una mano, però io sono soddisfatto di questa rosa e quindi in questo momento va bene così. Speriamo di ripartire, ma stiamo col piede sollevato tutti quanti, io sento anche i colleghi delle altre società, delle altre squadre e i giocatori che giocano non a Darfo. C'è la volontà di ripartire, ci sono già i calendari della Coppa Italia, sappiamo che qui giocheremo 13 settembre, ma non sapremo se giocheremo 13 settembre, quindi ci vuole qualcosa in più da parte dei giocatori e anche da parte dello staff rispetto a quello che si dava gli altri anni, perché la motivazione può venire meno proprio per questo motivo qua, però c'è tanta voglia da parte di tutti perché siamo stati fermi parecchio e quindi un calciatore, un allenatore che sta fermo ha sempre voglia di ripartire e di rientrare il più presto possibile. Oltre che l'allenatore, dobbiamo dire che la società ha avuto fiducia nel gruppo, nello staff che ha già lavorato l'anno scorso. Tu sai bene, come sanno tutti, che l'anno scorso è stato un anno molto difficile fino a quando siamo riusciti a giocare. Stavamo combattendo per cercare di salvarci direttamente e probabilmente la società ha letto in questo atteggiamento, negli sforzi che si stavano facendo, nell'impegno che tutti mettevano sia a livello di staff che di giocatori, di dare ulteriore fiducia per la prossima stagione. Ma gli obiettivi, visto anche, diciamo così, come stava andando l'anno scorso, è sicuramente, non lo dico tanto per dire, quello della salvezza. Questo deve essere il primo obiettivo. Siamo convinti anche quest'anno di aver fatto una discreta squadra per la categoria che dobbiamo affrontare, un mix di vecchi, tra virgolette, della zona, come era un po' l'input della società, con tanti giovani, molti di questi che vengono dal nostro settore giovanile. Lo staff, ripeto, è affidabile per il lavoro che deve fare, quindi siamo fiduciosi e vediamo poi sempre il campo che i risultati ci dà. Una new entry anche nell'organigramma societario alla vicepresidenza, l'ex Cividate Bienno Franco Damioli, che occuperà il posto lasciato vacante dal compianto Valerio Bianchi.